andiamo a fare i giri della Pia dei Tolomei in occasione della grande inaugurazione del Teatro Verdi con la Pia dei Tolomei di Donizetti, speriamo bene. Allora, tu sei pronta a guidare? Sì, ci sei? Va bene, dai. Siamo in macchina, stiamo andando a Siena per cominciare questo Pia Tour, che è il giro dei luoghi di Pia dei Tolomei, perché Pia dei Tolomei è l'opera di Donizetti che aprirà la stagione lirica del Teatro Verdi di Pisa, 14 e 15 ottobre 2017. Dove dobbiamo andare? Allora, stiamo andando verso Palazzo dei Tolomei, che è il palazzo da cui nella leggenda vuole sia uscita Pia per essere poi portata in questo orrendo castello nella Maremma dopo essere stata accusata di tradimento, oppure i motivi sono vari, no? Naturalmente anche levarsi da mezzo una moglie scomoda per impalmare una moglie più comoda, come vuole anche la leggenda. Ma Palazzo Tolomei, in realtà noi ci siamo, non dico che ci siamo persi per Siena, che comunque è un'occasione meravigliosa per girare Siena, talmente meravigliosa che girare per vicoli, girare per le strade di Siena ti riempie l'anima. Poi tra un po' comincia anche a essere ora di pranzo, quindi ci spariamo un piatto di pici, che è una cosa eccezionale della cucina locale. Si gira, tra un po' arriveremo all'ovile tolomeico. A me piace tutto il latte. La Pia Malavolti sposata a un Tolomei, potrebbe anche essere questo il riferimento di cui stiamo parlando, perché tanto Pia si perde nella leggenda, ci sono varie Pie, la buona, la cattiva, la martire, la fedifraga. Comunque Malavolti già ci ha messo in sospetto, perché vuol dire che siamo vicini. Stiamo entrando in Piazza del Campo, sede del famoso Palio, quindi ci troviamo un altro must della città di Siena. Andiamo, forza! Eccoci a Piazza del Campo, è qui che si gioca il Palio a luglio e ad agosto, piazza spettacolare, la Torre del Mangia, zeppo di ristoranti, zeppo di turisti, un caldo oggi infernale, però insomma vale la pena. La prima tappa del nostro giro sulla Pia dei Tolomei comincia quindi con Siena. Chic, eh? Veramente abbiamo trovato l'eleganza. Anche questa devo dire non è male, Maremma Cignala. Oi oi. Maremma Cignala, Maremma Vischera. Maremma Arrazzata, questa devo dire mi attizza parecchio. Bene, la cosa bella di Siena è che passi da una piazza all'altra, una più bella dell'altra, un palazzo più bello dell'altro, e finalmente siamo arrivati a Piazza Tolomei, con il Palazzo Tolomei da cui la Pia è stata, come dire, è uscita per finire poi nella sua castello prigione della Maremma. Quindi qui possiamo notare il palazzo, adesso è diventata la sede di una banca, però dietro avete visto c'era la lapide con ancora ripresa la frase di Dante: Siena mi fece, disfece mi Maremma. Quindi è interessante seguire, se vogliamo, la leggenda di questo disfacimento di Pia, che in Maremma, naturalmente, essendo una zona paludosa, malarica, eccetera, si disfece nella continua domanda a cui non ha mai saputo darsi una risposta: perché mio marito mi ha segregata in questo castello fetente quando venivo da un palazzo così bello. Siamo davanti
davanti al bar Nannini, dove vengono sfornati ricciarelli, panforti, tutte le cose più buone, diciamo, della tradizione senese, ma soprattutto ci ricordano anche che Pia dei Tolomei è stato oggetto anche di interesse da parte di una famosa cantante rock, che è appunto Gianna Nannini, che ha dedicato al personaggio di Pia non solo una canzone, appunto Dolente Pia, ma addirittura un'opera rock insieme alla scrittrice e poetessa Pia Pera, anche qui un'altra Pia importante, proprio sul personaggio di Pia. Quindi benvengano unire arte, anche l'arte del mangiare è un'arte, insomma l'arte della cucina senese non per niente. Non ci dimentichiamo la cinta senese, altra cosa fondamentale. Turisti, venite a mangiarvi la cinta senese, un maialone nero che fa una carne meravigliosa. Anzi, tra un po', io sto cominciando a dirottare un po' troppo sul mangereccio, si vede che è ora di mangiare. Ciao! Siena, l'abbiamo capita, ci è piaciuta, ci piacerà sempre per tutta la vita, per tutte le generazioni passate, presenti e future. Adesso andiamo al Ponte della Pia, quindi finiamo in una scenografia completamente diversa, solitaria, abbandonata, misteriosa, sul torrente Rosia, dove c'è appunto il ponte che la leggenda vuole sia stata attraversata da Pia ed Anello per condurre la poveretta da questo bellissimo palazzo comodo, magnifico, nel centro di Siena, a quel castellaccio purulento, diruccato e maleodorante che si trova in Maremma. A dopo.